Un saluto da Gerardo Paterna e bentrovati ad un caffè con Arealistico, l'azienda numero uno in Italia dedicata agli agenti immobiliari per le visite virtuali. E proprio con un agente immobiliare siamo collegati questa mattina, siamo infatti in collegamento addirittura col quartiere Prati di Roma, dove ci aspetta Stefano Filastò, broker Remax. Quindi salutiamo con grande calore Stefano, ciao e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Gerardo. Stefano, dacci un po' un accenno sulla tua storia professionale, come sei organizzato come struttura, insomma, parlaci un po' di Abacus. Certo, volentieri. Abacus è una brokerage a tutti gli effetti, ovvero un'agenzia organizzata sul modello dello studio associato, dove ogni agente immobiliare è un professionista autonomo, indipendente, libero di promuoversi sul mercato, mettendo a risalto la sua identità e la sua immagine, ma avendo il vantaggio di condividere con altri colleghi struttura, risorse, organizzazione per un rapporto tra costi e ricavi che è di fatto decisamente conveniente e interessante. La mia storia inizia tanti anni fa, sono più di 30 anni che sono in questo settore e mi sono occupato di formazione per molti anni e ho iniziato l'attività di broker nel 2005. Abacus esiste da 13 anni. Attualmente, come dicevi, la nostra è una squadra di 40 professionisti organizzati con questo modo e gli strumenti tecnologici che utilizziamo sono una sfida fondamentale, importante. Personalmente sono convinto che sia indispensabile oggi riuscire a dialogare con il pubblico allo stesso modo con cui il pubblico dialoga con tutto il mondo, con gli amici, con i professionisti. Osservando magari colleghi, osservando concorrenti, come cerchi di distinguere il tuo servizio rispetto alla concorrenza? Questa sicuramente è una delle tematiche più sentite e più importanti oggi. Partiamo dalla nostra filosofia di fondo. Per noi il cliente viene al primo posto in assoluto. Essere in grado di soddisfare gli interessi e i bisogni dei clienti prima dei propri è una filosofia oggi, secondo me, assolutamente imprescindibile. Per distinguersi bisogna essere in grado di essere all'avanguardia, quindi di essere primi, diversi, possibilmente entrambi, fare le cose per primi, farle in modo diverso da come fanno gli altri. Tema comunicazione visiva, quanto è importante per te la comunicazione visiva per l'agente immobiliare? È fondamentale, tra l'altro, trattando la materia immobiliare è indispensabile essere collegati a questo aspetto. Quindi comunicare visivamente significa non soltanto comunicare se stessi e la propria immagine, ma significa anche comunicare correttamente i propri servizi, i propri prodotti in un modo che sia fruibile dagli utenti. Oggi tutti utilizziamo gli smartphone che sono di fatto non più un'estensione del proprio corpo, ma un vero e proprio organo ulteriore al quale siamo costantemente collegati. Attraverso la tecnologia digitale siamo ormai abituati ad aver sostituito moltissime altre forme di comunicazione, senza togliere nulla al fatto che ciò deve rimanere comunque molto umano. Secondo me la tecnologia digitale deve essere un amplificatore di tutto quello che è possibile comunicare sul piano umano. Questo è l'aspetto fondamentale. Sono molto d'accordo su questo punto, assolutamente il fattore umano, un po' il fattore X, se vogliamo, delle relazioni, specialmente quelle d'affari anche, dove rimane una componente strategica e fondamentale nonostante la tecnologia. Torniamo un attimo su Realistico, quindi ti ricordi dove hai usato per la prima volta la tecnologia Realistico? Sì, assolutamente. La prima volta che ho usato la tecnologia realistica è stato in questo ufficio. Abbiamo fatto una demo con il sistema che Realistico ci ha proposto e abbiamo sostanzialmente creato una ripresa interna di tutti gli ambienti che, devo dire, ci ha fatto capire quanto lo strumento potesse aiutare l'utente a farsi un'idea di ciò che avrebbe visto magari dallo schermo di un computer o, ancora più frequente, dal display del suo tablet. E devo dire che mi ha convinto subito la praticità di utilizzo, l'immediatezza e la leggerezza, possiamo dire così, del sistema. Noi siamo stati sempre dei sostenitori delle visite virtuali. Abbiamo iniziato tanti anni fa e andavamo nelle case con un apparecchio molto ingombrante, un treppiede con una macchina fotografica pesantissima. Tra l'altro era anche molto delicata, quindi dovevamo sempre fare molta attenzione a utilizzarla.
qualche volta i clienti erano anche un po', come dire, spaventati da questo fagotto grosso. Una delle cose, secondo me, vincenti di questa tecnologia è che con Realistico si possono realizzare dei virtual tour con un apparecchio che entra nel taschino della tacca. Quindi questo, secondo me, dà la possibilità di fare tutto molto semplice. È veramente rapido, immediato, e la restituzione che l'azienda dà è possibile utilizzare su qualsiasi tour. Diciamo che è un servizio che raccomanderesti ai tuoi colleghi? Allora, il servizio non solo lo raccomanderei, diciamo che io lo renderei obbligatorio se fosse possibile. Caspita. Ti confesso che qui tra tutti i colleghi che lavorano con me abbiamo già attivato molti servizi di Realistico, e quindi abbiamo già un bel pacchetto di immobili. Stiamo lavorando affinché tutti gli immobili che fanno parte, almeno tutti gli immobili dove i clienti e i proprietari ci danno il consenso di mostrare l'interno di questa tecnologia, siano sostanzialmente visitabili in maniera immediata e pratica con Realistico. Fantastico, una testimonianza veramente autentica, autentica. Bene, dai Stefano, ti lasciamo andare a lavorare, perché so che la giornata per te è lunga oggi. Sì, abbastanza. Va bene. Allora, grazie mille Stefano, e guarda, sono sicuro che ci rincontreremo in video per qualche altro hangout, e magari con qualche tuo collega di studio, così da andare avanti un po' in questo cammino a quattro passi insieme a Realistico. D'accordo? Con molto molto piacere, grazie. Anche oggi è tutto, da Gerardo Paterna un saluto agli agenti immobiliari, ringraziamo Realistico e il suo caffè, ci vedremo in occasione della prossima intervista. A presto.